Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di questa mattina. Chiedo a tutti i partecipanti un primo feedback audio-video. Inviateci i vostri feedback utilizzando la chat dedicata. Provvederemo a rispondervi utilizzando la chat in modalità privata. Allo stesso modo è possibile inviare i quesiti ai nostri relatori. Il nostro relatore provvederà a rispondere alle eventuali domande alla fine della sua esposizione. Il relatore di oggi, come vedete sul nostro schermo, è l'avvocato Elio Leonetti dello studio Chiomenti. Buongiorno, avvocato Leonetti. Io vi dico che oggi si parlerà di novità in materia di contenzioso nelle gare d'appalto. Vi invieremo in chat il link per poter visualizzare i materiali didattici. Attiva, E quindi. dove poter reperire i nostri video attraverso il canale IFL di YouTube. Quindi a breve vi invieremo tutti i link sulla nostra chat. Io non rubo altro tempo, lascio la parola all'avvocato Leonetti. Grazie, buongiorno a tutti. Il tema di questa mattina riguarda l'aspetto contenzioso. Riferito appunto alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, quindi degli appalti e delle concessioni, e ci andremo anche a focalizzare soprattutto sulle novità più rilevanti, molto recenti, introdotte in sede di decreto correttivo al codice dei contratti pubblici, e poi anche le recenti novità introdotte, come vedremo poi alla fine, diciamo nella parte finale del nostro incontro, in relazione alla potestà dell'ANAC, quindi l'Autorità Nazionale Anticorruzione, oggi di proporre autonomamente un ricorso al giudice amministrativo in relazione appunto alle procedure di affidamento. Prima di entrare nel merito della tematica del contenzioso, visto che questa tematica oggi la struttureremo e quindi la illustreremo partendo dai singoli atti della procedura di gara, facciamo un sintetico focus preliminare su quelle che sono le fasi della procedura di gara alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, in modo tale da andare a fissare quelli che sono gli atti che possono essere oggetto di un'impugnazione e quelli che invece rimangono al di fuori, diciamo, della possibilità di una impugnativa di fronte al giudice amministrativo. Come voi sapete, la gara parte con un atto preliminare che è la determina a contrarre, che è quell'atto della stazione appaltante con la quale vengono individuati gli elementi essenziali del contratto e poi i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, quindi vengono fissati i requisiti per la partecipazione alla gara e poi la modalità di aggiudicazione dell'appalto e i criteri, quindi la ponderazione anche nel caso di applicazione del criterio dell'offerta al momento più vantaggiosa, anche dei vari punteggi agli aspetti tecnici e agli aspetti economici. La determina a contrarre, come vedremo dopo, è un atto che ha una valenza solamente interna. Perché? Perché la gara vera e propria parte, quindi in qualche modo assume un effetto nei confronti, diciamo, dei soggetti interessati solo con la pubblicazione del bando di gara, pubblicazione che avviene nelle forme dovute in considerazione anche della tipologia di gara. Nel caso in cui si tratti di gare invece dove non c'è la pubblicazione del bando, il primo atto è la lettera d'invito, che viene rivolta quindi agli operatori economici. Una volta pubblicato il bando e quindi presentate le offerte, si passa a quella che è la fase cosiddetta amministrativa. E qui su questo aspetto c'è una novità rilevante introdotta dal codice del 2016, su cui poi è intervenuto anche il correttivo, e in particolare mi riferisco all'obbligo per le stazioni appaltanti, obbligo che sussiste oggi dopo il codice dei contratti pubblici, una volta chiusa la fase amministrativa di gara e quindi valutata la documentazione amministrativa, di pubblicare sul sito internet il provvedimento con il quale vengono determinate le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, e cioè quel provvedimento con il quale quindi l'amministrazione, una volta chiusa la fase amministrativa, pubblica un documento in cui elenca i soggetti ammessi e quelli esclusi alla gara. Questo provvedimento segue l'esito della valutazione delle dichiarazioni
sui requisiti soggettivi che sono stati richiesti ai partecipanti alla gara, che sono requisiti di ordine generale, cosiddetti requisiti di moralità, e poi i requisiti cosiddetti di qualificazione, cioè i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Quindi questo provvedimento interviene nella chiusura della fase amministrativa, dove non c'è la verifica dei requisiti, ma c'è solamente la valutazione della documentazione amministrativa e quindi delle dichiarazioni sul possesso di questi requisiti. Questo è un passaggio importante perché poi si ricollega, come vedremo, ad una delle novità principali sul contenzioso che sono state introdotte dal codice dei contratti pubblici, e cioè l'obbligo dei concorrenti in gara di impugnare immediatamente il provvedimento, appunto, che determina anche non solo la propria esclusione, ma anche le ammissioni degli altri concorrenti alla gara. Ecco, su questo aspetto diamo subito una precisazione, cioè la stazione appaltante, nel momento in cui pubblica questo provvedimento con il quale indica i soggetti ammessi e esclusi, è tenuta anche, questo lo dice la legge, a indicare l'ufficio o addirittura il collegamento informatico dove sono disponibili i relativi atti. E cioè a livello procedurale gli step sono questi: svolgimento della fase amministrativa, quindi eventuali attivazioni di soccorso istruttori, chiusura della fase amministrativa con la pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni, quindi soggetti ammessi ed esclusi, comunicazione di questo provvedimento ai soggetti che hanno presentato offerta, con indicazione dell'ufficio dove andare a reperire gli atti. Per atti si intende appunto il contenuto della busta A, quindi la documentazione amministrativa. E su questo poi torneremo dopo per vedere come si innesta il contenzioso sulle ammissioni e esclusioni, il cosiddetto rito superaccelerato. Una volta chiusa questa fase, poi c'è la fase di valutazione delle offerte tecniche, se il criterio prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e poi l'apertura e valutazione delle offerte economiche. Una volta quindi stilata la graduatoria, c'è l'adozione da parte della stazione appaltante della proposta di aggiudicazione. Proposta di aggiudicazione che in sostanza va a sostituire quella che in passato veniva chiamata aggiudicazione provvisoria. Ora, questa è una novità importante rispetto al passato perché sotto la vigenza del vecchio codice la stazione appaltante appunto disponeva l'aggiudicazione provvisoria, che era un atto che poteva essere impugnato dai soggetti interessati, fermo restando poi l'obbligo di estendere il ricorso anche al successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva. Ora invece cosa cambia? Non abbiamo un'aggiudicazione provvisoria, ma abbiamo una proposta di aggiudicazione, che a differenza del passato, o meglio a differenza della vecchia aggiudicazione provvisoria, non può essere più impugnato, e cioè è un atto endoprocedimentale rispetto al quale non c'è possibilità di fare ricorso al TAR. Quindi l'unico atto che si può impugnare è invece il provvedimento di aggiudicazione, che si sostanzia nella approvazione di quella che è la proposta di aggiudicazione, provvedimento che, così come era già previsto nel vecchio codice, deve essere obbligatoriamente comunicato ai concorrenti. Ultima fase è la stipula del contratto. Perché? Perché una volta appunto che si è disposta l'aggiudicazione, se c'è stata la verifica dei requisiti in capo al primo classificato, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto, ma non prima dei 35 giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Questo è il cosiddetto termine di stand still, che è una regola generale, ma che, come sapete, subisce delle eccezioni. In particolare, per esempio, non si applica agli appalti sotto la soglia europea, quindi vale solamente per gli appalti sopra la soglia. Ecco, questa era un'introduzione generale sulle fasi della procedura di gara, che ci serve poi adesso per andare a trattare nel dettaglio l'impugnativa dei singoli atti o provvedimenti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Prima però di entrare nel merito
delle singole impugnative, dei singoli atti, qualche sintetica considerazione sulle caratteristiche principali di questo contenzioso nel campo degli appalti pubblici. Intanto i riferimenti normativi. Il riferimento normativo è il codice del processo amministrativo, quindi il decreto legislativo 104 del 2010, che per i contenziosi relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici prevede una disciplina speciale, una disciplina particolare, o meglio prevede un vero e proprio rito speciale, definito rito accelerato. Perché rito accelerato? Perché rispetto agli ordinari contenziosi amministrativi, il contenzioso in materia di appalti pubblici prevede una semplificazione procedurale che si caratterizza in particolare appunto per una definizione del giudizio in tempi più rapidi rispetto ai processi amministrativi ordinari. Questo perché? Perché c'è l'esigenza che il contenzioso sugli appalti venga definito in tempi ragionevoli onde evitare di bloccare sine die le gare oppure di mettere in discussione le gare e quindi anche i contratti in un momento in cui ormai il contratto è stato stipulato, magari l'opera è stata già realizzata in parte o il servizio è partito o la fornitura è partita ormai da diverso tempo. Quindi il codice del processo per questo tipo di processo prevede appunto una semplificazione procedurale con dei termini che sono dei termini più stringenti. E poi vedremo quali sono nel dettaglio. L'altra caratteristica che connota il contenzioso sugli appalti pubblici è che le controversie sulle procedure di affidamento sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Che significa questo? Che a differenza dei normali processi amministrativi dove c'è la giurisdizione di legittimità, ecco, in queste materie specifiche di giurisdizione esclusiva, nel quale rientrano anche le controversie sugli appalti pubblici, il giudice può andare ad avere la cognizione non solo dell'interesse legittimo, quindi di questa posizione giuridica soggettiva, che è classica del processo amministrativo, ma anche di diritti soggettivi. Quindi nel campo degli appalti pubblici la cognizione del magistrato è più ampia rispetto al processo amministrativo ordinario. Fatta questa breve premessa di inquadramento sul codice del processo amministrativo e su questo speciale rito degli appalti, va anche evidenziato che poi il decreto legislativo 50 del 2016, quindi il nuovo codice dei contratti pubblici, ha introdotto rilevanti novità non solo sotto il profilo della normativa sostanziale, quindi sulle vere e proprie procedure di affidamento, ma ha introdotto novità anche importanti proprio sul contenzioso in materia di appalti, quindi è intervenuto anche andando a modificare proprio le disposizioni del codice del processo amministrativo riferite al rito speciale inerente le controversie in materia di appalti pubblici. E la principale novità, su cui poi ci soffermeremo nel dettaglio, riguarda l'introduzione del cosiddetto rito super accelerato, dove, come vedremo, i termini sono ancora più veloci, è un giudizio che si esaurisce in tempi molto stretti, che è quel rito che viene previsto proprio per andare a impugnare obbligatoriamente, come abbiamo già detto prima, il provvedimento che determina le ammissioni e esclusioni che l'amministrazione appunto adotta ad esito della fase amministrativa. E cioè, è previsto l'obbligo per l'impresa concorrente in gara, ad esito della fase amministrativa, non solo di impugnare nel termine decadenziale di 30 giorni la propria esclusione, e su questo non c'è, non è una novità questo perché era già previsto nel vecchio codice, ma si impone all'impresa concorrente che vuole contestare un elemento di un vizio, quindi nell'ammissione degli altri concorrenti, di farlo subito. E cioè, una volta chiusa la fase amministrativa, se un concorrente rileva un vizio nella fase di ammissione, avendo esaminato la documentazione amministrativa, che quindi, come abbiamo detto, deve essere subito messa a disposizione della stazione appaltante, allora il ricorso
va fatto subito, quindi in questa fase amministrativa, e cioè ancora prima che vengano aperte le buste dell'offerta tecnica o, se il criterio è quello del minor prezzo, la busta appunto solamente quella dell'offerta economica. Ma su questo adesso torniamo nel dettaglio. Andiamo a vedere, abbiamo detto le fasi della procedura, abbiamo visto i vari atti della procedura, andiamo a vedere le varie ipotesi di impugnazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici. Ecco, il primo atto, come abbiamo detto prima, impugnabile è il bando di gara. La determina contraria, invece, in quanto atto meramente interno, non è autonomamente appunto contestabile. Ecco, il bando di gara è un atto che può essere impugnato nell'immediato, ma solamente a determinate condizioni. Partiamo dalla norma di legge. È l'articolo 120,5 del codice del processo amministrativo e ci dice che i bandi di gara autonomamente lesivi devono essere impugnati entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. Ora andremo ad illustrare nel dettaglio il concetto di bando autonomamente lesivo. Soffermiamoci adesso un secondo sul tema della pubblicazione, cioè 30 giorni dalla pubblicazione. Ma quale pubblicazione? Ecco, allo stato attuale della normativa, questo termine decorre dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Quindi la pubblicazione a cui fa riferimento per la decorrenza del termine del bando autonomamente lesivo è attualmente la pubblicazione sulla CURI. Tuttavia, su questo aspetto avremo un cambiamento nei prossimi mesi probabilmente. Perché? Perché lo stesso codice prevede che gli effetti giuridici dell'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale e che poi appunto dal quale quindi termine dal quale decorre il termine per il ricorso, non saranno più connessi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma saranno invece connessi alla pubblicazione su questa piattaforma digitale dei bandi che sarà istituita presso l'ANAC e che quindi sarà visionabile attraverso il sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Fino a quando però non entra a regime in vigore, quindi questa nuova piattaforma, il codice prevede un'apposita disposizione transitoria in base alla quale continua a valere, ai fini quindi del termine di decorrenza del ricorso, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Questa piattaforma ANAC entrerà in vigore una volta che saranno adottati dei decreti ministeriali, uno di questi già è stato pubblicato. In ogni caso, ecco, quando entrerà a regime, questa pubblicazione andrà a sostituire la pubblicazione sulla Gazzetta Italiana e quindi da quel momento decorreranno i termini per l'impugnativa del bando. Detto questo, abbiamo detto quando il bando può essere immediatamente impugnato, solo quando è autonomamente lesivo. Diversamente, se il bando non è immediatamente lesivo, il bando deve essere impugnato unitamente agli atti applicativi, cioè ai successivi atti della procedura, che possono essere, come vedremo poi dopo, un provvedimento di esclusione dalla gara, perché io in quel caso, per esempio, potrò sostenere che l'esclusione si è basata su una erronea lettura del bando e sostenere che quindi quella clausola del bando, se interpretata come è stata interpretata dalla stazione appaltante, è illegittima e quindi impugnare, per esempio, una clausola del bando nel momento in cui quella clausola per me concorrente diventa lesiva quando vengo escluso dalla gara. Oppure l'atto applicativo successivo è l'aggiudicazione, quindi potrò in questo caso, o meglio dovrò impugnare il bando nel momento in cui c'è l'atto di aggiudicazione e quindi unitamente all'atto di aggiudicazione. Ma ora la domanda che ci dobbiamo porre, su cui poi ci sono molte novità giurisprudenziali recenti, alla luce poi del nuovo codice dei contratti, è quando il bando è autonomamente, immediatamente lesivo. E qui dobbiamo dare una casistica, perché su questo la giurisprudenza è molto ampia e, come vedremo dopo, citando dei casi recentissimi, c'è una discussione aperta anche sull'ambito proprio di estensione
di questa nozione di bando autonomamente lesivo. Intanto però diamo dei dati certi. Ecco, sicuramente il bando è autonomamente lesivo quando contiene delle clausole immediatamente escludenti. E quindi clausole che preludono, per esempio, al concorrente proprio di partecipare alla gara, e cioè la richiesta di requisiti, per esempio, di qualificazione sproporzionati, quindi un fatturato notevolmente superiore al valore della base d'asta, oppure requisiti di partecipazione discriminatori. È un caso classico quello della richiesta della localizzazione territoriale dell'impresa, appunto nell'ambito territoriale dove doveva svolgersi l'appalto, e quindi una clausola che non consente ad operatori economici che hanno sede altrove di poter partecipare alla gara. Oppure i cosiddetti bandi fotografia, cioè quei bandi che individuano ex ante, attraverso determinate caratteristiche richieste, un determinato prodotto o un determinato servizio, e quindi escludono tutti gli altri dalla gara. Ecco, queste sono sicuramente ipotesi di bando autonomamente lesivo, in quanto immediatamente escludente, che vanno obbligatoriamente subito contestate nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. A questa ipotesi la giurisprudenza, col passare degli anni, ne ha aggiunte altre. Nella lettera B, e poi anche nella successiva slide, trovate riferimento quindi a ipotesi diverse dal bando tecnicamente definibile come immediatamente escludente. E quali sono queste ipotesi? Sono quelle ipotesi in cui il bando contiene delle clausole che non sono, diciamo, non costituiscono un ostacolo alla partecipazione alla gara. Come abbiamo detto prima, il caso invece in cui c'è un requisito proprio di ammissione sproporzionato, e allora lì c'è proprio un ostacolo alla partecipazione alla gara stessa. Ma sono quelle clausole che non consentono agli operatori economici di presentare un'offerta congrua o consapevole, o che impongono degli oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati. All'interno di questa categoria rientrano varie casistiche, varie ipotesi. Per esempio, ci possono essere appunto delle clausole che impongono, abbiamo detto, degli oneri del tutto sproporzionati. Vedremo dopo, per esempio, il caso di richiedere una cauzione provvisoria di un importo notevolmente superiore a quello richiesto dalla legge. Ecco, lì io mi trovo di fronte a una clausola che richiede un adempimento erroneo, sbagliato, incomprensibile, sproporzionato e violativo della legge, e lo devo impugnare subito. Oppure quelle regole che rendono la partecipazione alla gara, appunto, incongruamente difficoltosa, addirittura impossibile. Oppure abbiamo detto quelle clausole che non consentono di formulare un'offerta congrua e consapevole. L'esempio che si fa molto spesso è quello di una base d'asta sbagliata, quindi una base d'asta in realtà che non copre i costi per lo svolgimento del servizio. Oppure, un'altra ipotesi che trovate elencata in questa slide, il caso delle gravi carenze nell'indicazione dei dati essenziali per la formulazione dell'offerta. E cioè, se io mi trovo di fronte a un bando che non mi dà tutte le informazioni necessarie per formulare un'offerta consapevole, e questo aspetto riguarda tutti i potenziali concorrenti, allora quelle carenze debbono essere immediatamente contestate, e quindi bisogna impugnare il bando dicendo il bando è generico e non consente la formulazione di un'offerta congrua e consapevole perché non contiene tutte le informazioni che dovrebbero essere fornite. Per esempio, cioè l'esempio possiamo fare questo del numero, l'indicazione del numero, qualifiche, mansioni e livelli retributivi del personale che è destinato ad essere assorbito dall'aggiudicatario. È chiaro che se c'è un obbligo, appunto, di assorbimento del personale, ma il bando di gara non fissa e non dà tutte le informazioni sul numero, sulle qualifiche, sulle mansioni, è chiaro che il bando, il disciplinare, è privo di un elemento necessario per poter formulare un'offerta congrua. Poi abbiamo detto imposizione di obblighi sproporzionati,
oppure totalmente erronei, per esempio la presenza di formule matematiche del tutto errate. E cioè io mi trovo con un disciplinare di gara che nel momento in cui va a contenere le formule per l'attribuzione dei punteggi, prevede delle formule del tutto sbagliate. Ecco, anche questa è una clausola che non è preclusiva della partecipazione, però è una clausola che va impugnata subito, secondo quello che dice la giurisprudenza, proprio perché è una clausola che rende in sostanza effettuare appunto una corretta valutazione, una corretta attribuzione dei punteggi. Ecco, questi casi che trovate in questa slide sono tutti casi che la giurisprudenza ha trattato in altrettante sentenze, e quindi tutti i casi in cui appunto mancano quindi elementi essenziali dell'offerta in cui ci sono adempimenti sproporzionati o comunque tutti i casi di gravi carenze che non consentono quindi la formulazione di un'offerta congrua e consapevole. Detto questo, facciamo un ulteriore passaggio. Si pone il problema di capire se l'impresa che impugna immediatamente un bando deve o meno presentare la propria offerta o la domanda di partecipazione nel caso delle procedure ristrette. Ora, qui il principio generale è che la partecipazione alla gara è di norma una condizione necessaria per impugnare il bando, perché nel processo amministrativo la legittimazione a ricorrere è correlata a una situazione differenziata rispetto a tutti gli altri soggetti. Tuttavia, è chiaro che in alcune ipotesi specifiche questa regola viene e deve essere necessariamente derogata, perché se da un lato è chiaro che i soggetti che volontariamente non hanno partecipato a una gara non hanno alcun titolo ad impugnare poi gli atti di quella gara, è vero pure, come afferma la giurisprudenza, che in alcuni casi non si può pretendere che l'impresa impugni il bando e contestualmente presenti offerta o domanda di partecipazione. E quali sono queste ipotesi? Ecco, sono elencate in questa slide, per esempio, quando si contesta in radice l'indizione della gara. Cioè, io sostengo in presa che la stazione appaltante non era abilitata proprio a indire quella gara, perché per esempio quella gara andava indetta dalla centrale di committenza. È chiaro che qui non mi si può chiedere anche di partecipare, che io sto contestando in radice proprio la possibilità che quella gara venisse indetta da quel soggetto. Oppure quando si impugnano clausole immediatamente escludenti, cioè ostative alla partecipazione. Che senso ha imporre all'impresa di presentare offerta quando quell'impresa non ha i requisiti e contesta proprio la fissazione di quei requisiti che impongono illegittimamente appunto, dei livelli di requisiti che sono discriminatori o comunque sono illegittimi. E poi anche in tutti quei casi che abbiamo menzionato prima, dove la disciplina di gara impone degli oneri incomprensibili, sproporzionati e quindi che non consentono un corretto svolgimento delle valutazioni e quindi della gara in generale. Quindi in tutti questi casi, quindi il bando va impugnato immediatamente e non è necessaria la presentazione dell'offerta da parte del concorrente che intenda appunto impugnare il bando. Quindi l'immediata ed autonoma impugnativa del bando è ammissibile nonostante la mancata presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta nella misura in cui la partecipazione stessa risulti impedita da una clausola escludente o da altre prescrizioni che per vari motivi, ne abbiamo elencati diversi, siano di ostacolo alla formulazione di un'offerta valida. Ecco, abbiamo detto quindi il concetto di clausola immediatamente lesiva, quindi abbiamo detto ipotesi in cui
La clausola è immediatamente escludente perché non consente legittimamente la partecipazione alla gara, quindi la preclude, oppure non consente di fare un'offerta valida e consapevole, oppure quando presenta delle clausole totalmente sproporzionate o comunque incomprensibili o impone oneri incomprensibili e contrari alla legge. In questi casi, quindi, la clausola va impugnata immediatamente. Negli altri casi, invece, abbiamo già accennato, il bando, quindi le singole clausole del bando, vanno impugnate insieme agli atti applicativi, quindi provvedimento di esclusione o di aggiudicazione. Per esempio, delle clausole sulle modalità di svolgimento della gara, le clausole sulle nomine della commissione. Ecco, sono tutti aspetti questi che vanno impugnati in una fase successiva, proprio perché non rientrano nell'ambito di quella casistica su cui la giurisprudenza ormai si è attestata. Questo fino al codice dei contratti pubblici, fino al decreto 50. Qualcosa però dopo il decreto 50 è cambiato. Perché? Perché il decreto 50 in generale, come vedremo dopo, va ad intaccare quel principio generale del processo amministrativo, in base al quale il concorrente deve essere titolare di un interesse attuale all'impugnazione. Lo ha fatto proprio con la previsione dell'obbligo di impugnare le ammissioni degli altri concorrenti già in una fase di gara in cui non c'è ancora la gradatoria, quando quindi io impresa non so se quel soggetto potrà arrivare anche dietro di me in gradatoria, quindi che interesse io ho a contestare subito l'ammissione di un altro soggetto? Quindi in questo contesto generale, quindi nel nuovo codice dei contratti pubblici, c'è questa previsione che riguarda l'impugnativa dell'ammissione e dell'esclusione, che in qualche modo va a mettere in discussione questo principio generale dell'interesse attuale all'impugnazione. E ecco, proprio da questo passaggio, la giurisprudenza più recente, adesso vedremo alcune casistiche specifiche, ad ampliare oggi quello che è l'ambito di quelle clausole che vanno impugnate appunto immediatamente. Ecco perché parliamo di nuove ipotesi di impugnazione dei bandi di gara. Vediamo quali sono. Ci soffermeremo fondamentalmente su due. Una riguarda la scelta del criterio di aggiudicazione. Che cosa è cambiato rispetto al passato? Il nuovo codice rispetto al passato, su questo elemento essenziale, non pone più i due criteri di aggiudicazione, quindi l'offerta economicamente più vantaggiosa e il minor prezzo, su un piano di parità, e quindi rimettendo la scelta alla libera discrezione della stazione appaltante, ma prevede un meccanismo diverso, in base alla quale appunto viene privilegiato l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre il criterio del prezzo più basso, o minor prezzo come viene definito oggi, viene consentito solo in specifici casi tassativi che sono indicati dalla legge. Quindi se oggi la stazione appaltante, il comune, la centrale di committenza vuole assegnare un appalto con il criterio del prezzo più basso, deve andare a motivare sulla sussistenza di quei presupposti normativi che oggi, per alcune specifiche tipologie di appalto, consentono ancora l'utilizzo di questo criterio. Al di fuori di quei casi si applica invece per legge il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ora, in tale nuovo contesto normativo, dove c'è quindi una gerarchia tra due criteri e c'è un obbligo di motivazione sull'utilizzo del criterio del prezzo più basso, ecco, su questo aspetto cambia la giurisprudenza sull'onere di immediata impugnazione. Perché? Perché in passato, in base ai principi che abbiamo detto, l'impugnazione del criterio di aggiudicazione, quindi se l'amministrazione aveva applicato il prezzo e si voleva contestare questa scelta non doveva e non poteva essere fatta subito. Adesso, in questo nuovo contesto normativo, in cui non c'è più la libera scelta tra i due criteri, invece la giurisprudenza afferma che la scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in assenza dei presupposti di legge,
deve essere oggetto di una immediata impugnazione del bando. E la sentenza principale, che invito tutti a leggere perché è effettivamente quasi rivoluzionaria per i principi, per l'impostazione che dà, è questa che vi ho indicato in questa slide, cioè la sentenza del Consiglio di Stato del 2 maggio di quest'anno, la numero 2014. Perché? Perché partendo proprio dalle nuove disposizioni del codice e con riferimento al tema della impugnazione del criterio di aggiudicazione, quindi dell'utilizzo sbagliato del criterio del prezzo più basso in assenza dei presupposti, qui il Consiglio di Stato dice che in generale oggi cambia diciamo, la visuale in base al quale va affrontata questa tematica dell'impugnazione immediata del bando e in questo caso specifico, con riferimento quindi all'impugnazione del criterio di aggiudicazione, afferma che ci sono tutti i presupposti per ritenere che l'impugnativa vada fatta appunto immediatamente, e perché c'è la posizione giuridica legittimante e poi c'è anche l'interesse a ricorrere. Dice il Consiglio di Stato: posticipare l'impugnazione della gara in un momento successivo non ha senso in questo caso. Perché? Perché c'è una violazione immediata della singola impresa a che la sua offerta appunto venga valutata dal punto di vista della qualità, e quindi c'è un interesse a impugnare immediatamente la scelta dell'amministrazione di utilizzare il criterio del minor prezzo in assenza, in carenza quindi dei presupposti di legge. Nella stessa linea della sentenza del Consiglio di Stato c'è anche questa recentissima pronuncia del TAR Campania Napoli 23 giugno 2017 numero 3437, dove come potete leggere proprio dall'estratto che vi ho riportato, il TAR afferma proprio espressamente di voler aderire ai più recenti sviluppi giurisprudenziali registrati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice, i quali, e questo è il punto fondamentale, hanno ampliato il ventaglio dei casi in cui può trovare ingresso l'immediata contestazione delle regole poste a base di gara, con specifico riferimento al criterio di aggiudicazione. E trovate qui riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato che abbiamo riportato nelle slides, ma anche a un'altra pronuncia del TAR Lazio. Questo perché? Perché dice il TAR Campania, in linea con la posizione nuova del Consiglio di Stato, l'impugnazione immediata del criterio di aggiudicazione del minor prezzo è supportato dall'interesse dell'operatore economico a competere secondo i criteri predefiniti dal legislatore, quindi a formulare un'offerta che possa validamente rappresentare la qualità delle elaborazioni e della propria organizzazione, e quindi assicurando la protezione del bene della vita, che consiste appunto nell'assicurare che la competizione si svolga, come richiesto dalla legge, secondo il miglior rapporto qualità-prezzo. Quindi abbiamo già un orientamento molto chiaro su questo aspetto, ma vi segnalo, e vi ho messo in nota bene, una sentenza invece di pochi giorni fa del TAR Veneto, la 680 del 17 luglio 2017, in cui invece il TAR Veneto in sostanza afferma che l'ampliamento dell'ambito delle clausole del bando da impugnare immediatamente non trova fondamento nella legge e con un'ampia motivazione mette in discussione quello che ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza che abbiamo detto. Quindi su questo aspetto abbiamo ancora una, non c'è ancora una posizione consolidata, unanime della giurisprudenza. Tenete presente che però quella prevalente ormai è nel senso che se la stazione appaltante illegittimamente utilizza il criterio del prezzo del minor prezzo, allora il bando deve essere impugnato immediatamente. Questa questione probabilmente sarà rimessa, perché sono tematiche che queste vengono spesso trattate dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che dovrà poi dirimere appunto questo contrasto giurisprudenziale. Però abbiamo già dato indicazioni su qual è la linea prevalente. Altro caso nuovo di impugnazione immediata del bando alla luce del nuovo codice riguarda il tema della suddivisione lotti. Anche qui la suddivisione dei lotti costituisce una novità del nuovo codice, o meglio,
un nuovo codice rafforza ulteriormente una regola che era già preesistente nel precedente codice, in base al quale si diceva e si dice appunto oggi che di regola la stazione appaltante suddivide l'appalto in lotti funzionali o prestazionali, ma, e questo è il punto fondamentale, resta ferma la possibilità di motivare la scelta della mancata suddivisione dei lotti. Quindi in sostanza c'è una regola generale che impone di regola, appunto, scusate il bisticcio di parole, di suddividere l'appalto in lotti, ma è comunque lasciata alla stazione appaltante la possibilità di motivare le ragioni che inducono a non suddividere l'appalto in lotti, ragioni che però devono essere, questa è la novità normativa, indicate in maniera espressa nel bando di gara. Ora, anche qui, quindi abbiamo una chiara indicazione normativa, un obbligo di motivazione nel caso in cui si ritenga di non suddividere l'appalto in lotti, ma è proprio a fronte di questo obbligo di motivazione che allora la giurisprudenza dice che questo aspetto, se lo si vuole contestare, lo si deve contestare subito. Quindi anche il tema della mancata suddivisione dei lotti diventa una nuova ipotesi di impugnazione immediata. Immediato appunto del bando di gara. Ecco, per tutti gli altri invece aspetti restano ferme le regole che abbiamo già detto, quindi il bando andrà impugnato successivamente insieme all'atto applicativo. Proprio tornando al tema dei criteri di aggiudicazione, faccio un passo indietro nella slide precedente, abbiamo detto con riferimento al tema dei criteri di valutazione. L'elemento che va impugnato subito è la scelta erronea del criterio, quindi del minor prezzo e del luogo dell'offerta più vantaggiosa. Ma se invece l'impresa vuole contestare, per esempio, la ripartizione dei punteggi, la mancanza di subpunteggi o subcriteri di valutazione, quindi vuole contestare nel merito le scelte sulla ponderazione della parte tecnica, allora qui non opera la regola dell'immediata impugnazione del bando di gara, ma io il bando lo impugnerò solo quando quell'erroneo punteggio, quell'erronea strutturazione di criteri di ponderazione mi ha effettivamente in qualche modo appunto mi ha danneggiato perché magari appunto io impresa sono arrivata a seconda perché su quell'aspetto dove non c'erano i subcriteri, ad esempio, ho preso un punteggio minore e questo mi ha appunto provocato un danno perché non ho potuto vincere la gara. Allora potrò contestare successivamente il bando. Questa fattispecie è trattata anche qui in una sentenza recentissima del TAR Lazio, la 5147 del 3 maggio, dove viene appunto ribadito che il principio generale è che l'impugnazione immediata del bando riguarda le ipotesi che abbiamo visto, mentre le doglianze, ecco, dice il TAR, che si appuntano sui criteri e scelte dell'amministrazione relativi non alla scelta del criterio, ma alla formulazione e alla valutazione dell'offerta tecnica, queste vanno posticipate in una fase successiva, quindi il bando andrà impugnato insieme all'esclusione, o meglio, probabilmente appunto è il caso più diffuso al provvedimento di aggiudicazione. Per tutto il resto, quindi per tutte le altre clausole, vale la regola che ci siamo detti all'inizio. E questo per quanto riguarda la impugnazione del bando. Andare a vedere adesso invece l'impugnazione sull'altro provvedimento, quello che avviene, abbiamo detto, ad esito della fase amministrativa, e cioè il provvedimento con il quale la stazione appaltante individua i soggetti ammessi ed esclusi dalla gara. Ecco, in questo caso il codice ha introdotto un rito super accelerato, perché qui i termini sono ancora più stringenti, perché il giudizio viene definito in tempi velocissimi. Ha previsto questo rito per l'impugnazione delle esclusioni e delle ammissioni disposte a seguito dell'espletamento della cosiddetta fase amministrativa, prevedendo l'obbligo di impugnazione immediata entro 30 giorni decorrente dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili.
corre dati da motivazione. Ecco, vi ho sottolineato questo aspetto nella slides perché è una novità introdotta nel codice correttivo. Perché inizialmente il termine era di 30 giorni dalla pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, appunto, del provvedimento che determina ammissioni e esclusioni. Questa previsione però rischiava di essere discriminatoria per quell'impresa che si trova ad avere un termine di cadenza, ma a non avere a disposizione immediatamente gli atti. Ora invece si dice i 30 giorni decorrono da quando la stazione appaltante rende disponibili gli atti, quindi la busta amministrativa, la busta presentata dal concorrente. Questo che cosa significa? Che le stazioni appaltanti, abbiamo detto, comunicano il provvedimento, la pubblicazione del provvedimento esclusi e ammessi e comunicano all'impresa che gli atti, a partire ad esempio dal giorno successivo, sono disponibili e quindi l'impresa che è interessata può andare presso l'ufficio a ritirare questi atti. Ecco, da quel momento, da quando io rendo in concreto disponibili gli atti, scatta il termine per il ricorso. È chiaro che se un'impresa, anche a fronte di questa disponibilità indicata appunto dalla stazione appaltante, non va a ritirare gli atti tempestivamente, ne paga le conseguenze, perché comunque il termine di 30 giorni appunto decorre da quando c'è la messa a disposizione in concreto di questi atti, quindi non l'esame, quindi la presa a conoscenza. Questo perché? Perché appunto lì è onere dell'impresa attivarsi immediatamente e andare a prendere questi atti che devono però essere messi a disposizione, lo ripeto perché questo è un adempimento vostro, quindi dei comuni, delle stazioni appaltanti, devono essere messi a disposizione nell'immediato, perché altrimenti il termine per ricorso non inizia a decorrere e questo può provocare delle lungaggini anche in sede di gara. Ecco, qual è lo scopo di questa novità normativa? È quello di deflazionare il contenzioso, spesso appunto complicato dalla instaurazione anche di ricorsi incidentali che poi rimettono in discussione la fase di ammissione, cioè si vuole dire la fase di ammissione va chiusa, quindi va consolidata con la possibilità, o meglio con l'obbligo di fare ricorso immediatamente e con la conseguenza che poi il ricorso non lo posso fare in una fase appunto successiva, quindi nemmeno con ricorso incidentale, quindi l'impresa che è seconda classificata, che riceve un ricorso dove viene contestata la propria aggiudicazione, non può più contestare l'ammissione della gara per fatti chiaramente inerenti alla busta amministrativa e che emergevano dalla documentazione amministrativa. Non lo può fare più perché aveva un obbligo di farlo appunto inizialmente. E la previsione di questo nuovo rito velocissimo è volta a consentire la definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione, in modo tale appunto da disincentivare poi la rimessa in discussione dell'aggiudicazione. Ecco, qui il tema principale, ma su cui non ci soffermiamo a lungo perché il tema richiederebbe un'ampia discussione, è che le imprese partecipanti vengono quindi obbligate a impugnare, se ritengono, se ci sono i presupposti, l'ammissione degli altri concorrenti, sebbene in quel momento, quando le offerte non sono state ancora aperte, quando non c'è alcuna graduatoria, non sussiste in capo all'impresa concorrente un interesse concreto e attuale a contestare l'ammissione degli altri. Però fatto sta che è così, e questa è una novità normativa rilevante che è stata oggetto di ampia discussione anche in fase di predisposizione del codice, ma che comunque è stata ribadita anche dal nuovo decreto correttivo. Abbiamo detto un rito super accelerato, perché? Perché il giudizio qui segue delle regole particolari, perché viene definito in una camera di consiglio o in udienza pubblica che deve tenersi entro 30 giorni dal termine di scadenza della costituzione delle parti diverse dal ricorrente, quindi in tempi molto, molto rapidi. La sentenza viene pubblicata 7 giorni dopo l'udienza, quindi anche qui un termine rapidissimo, e l'appello non segue i termini ordinari, che sono i 60 giorni dalla notifica della sentenza o i 3 mesi dalla pubblicazione, ma addirittura va proposto nei 30 giorni. Quindi, per farvi capire come l'idea è quella di, in qualche modo, definire questi giudizi in tempi rapidi in modo da chiudere la fase amministrativa e poi quindi non avere più contestazioni su questi aspetti dell'ammissione nella fase
nella fase successiva. Una precisazione su questo però va fatta, e su questo vi ho anche menzionato una recente pronuncia. Ecco, questo rito che abbiamo definito super accelerato, super veloce, quindi che è assoggettato a delle regole diverse dal normale rito appalti che è disciplinato dal codice dei contratti pubblici, è circoscritto però esclusivamente a quel provvedimento appunto che determina le esclusioni e le ammissioni ad esito della fase amministrativa, quindi ad esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei requisiti, quindi in sostanza la verifica delle dichiarazioni fondamentalmente e del documento di gara unico europeo, che come voi oggi sapete è quel documento che racchiude in sé tutte le dichiarazioni che vanno presentate nella documentazione amministrativa. Questo rito specifico e quindi anche e soprattutto l'obbligo di impugnare immediatamente l'ammissione del soggetto, di altri soggetti, non riguarda l'ipotesi in cui l'esclusione o l'ammissione appunto avvengano nelle fasi successive della procedura. E cioè facciamo l'esempio di un'offerta tecnica dove venivano richiesti dei requisiti tecnici minimi di prodotto. Allora, la commissione valuta l'offerta tecnica del concorrente, ritiene che il prodotto offerto o anche il servizio non risponda ai requisiti minimi richiesti e che fa? Quindi, in quel caso, esclude l'impresa dalla gara perché non assicura i requisiti tecnici richiesti dal capitolato. Ecco, in quel caso c'è un provvedimento di esclusione che va impugnato sempre nei 30 giorni, ma non trova applicazione questo rito speciale, quindi i termini rimangono quelli ordinari. E questo principio è appunto menzionato in questa sentenza del TAR Campania che vi ho appunto riportato in questa slide. Quindi tale rito super accelerato non si applica nel caso di provvedimento di esclusione fondato su presupposti diversi, quale ad esempio la carenza di elementi essenziali dell'offerta tecnica o anche dell'offerta economica. Ecco, quindi tutte le esclusioni dovute a motivi diversi da quelli inerenti alla valutazione della documentazione amministrativa, quella della busta, seguono il normale rito degli appalti, quindi sempre impugnativa nei 30 giorni, ma secondo le regole appunto ordinarie. Abbiamo detto quindi impugnativa del bando, impugnativa del provvedimento che determina esclusioni e ammissioni e poi impugnativa del provvedimento di aggiudicazione. Ecco, su questo aspetto le novità sono minori. Abbiamo detto già all'inizio che non c'è più l'aggiudicazione provvisoria quale atto immediatamente impugnabile, ma l'atto che va impugnato è invece il provvedimento di aggiudicazione, che oggi quindi non si chiama più aggiudicazione definitiva, ma si chiama appunto provvedimento di aggiudicazione che in sostanza coincide con quella che era la precedente aggiudicazione appunto provvisoria sotto la vigenza del vecchio codice. Questo provvedimento va impugnato entro 30 giorni dalla comunicazione. Questo perché? Perché è rimasto fermo l'obbligo per le stazioni appaltanti, una volta adottata la delibera di aggiudicazione, di comunicarla, quindi di fare una comunicazione individuale, che ormai avviene via PEC generalmente, e da quel momento, quindi dalla ricevuta comunicazione della intervenuta aggiudicazione definitiva, scattano i 30 giorni per fare ricorso. Vi ricordo, altro aspetto fondamentale che viene confermato quindi, e non toccato diciamo, dalle novità del decreto correttivo, è che il giudice che annulla l'aggiudicazione, nel caso in cui il contratto d'appalto sia stato già stipulato, può, valutando le situazioni del caso concreto, dichiarare l'inefficacia del contratto stipulato con l'aggiudicataria e disporre il subentro dell'impresa ricorrente vittoriosa nel contratto stesso. Questa, abbiamo detto, è una possibilità, nel senso che è previsto che comunque sia il giudice a valutare, in base anche a diversi elementi, tra i quali anche lo stato di esecuzione
del contratto, perché è chiaro che se siamo nel campo delle opere pubbliche e l'opera ormai è quasi integralmente realizzata, un'ipotesi di subentro non è appunto ipotizzabile. Quindi spetta al giudice valutare, in base alle circostanze del caso concreto e in particolare allo stato di esecuzione del contratto, se dichiarare inefficace il contratto. Quindi in sostanza disporre il subentro dell'impresa e quindi disporre anche il subentro dell'impresa nel contratto stesso. Diversamente viene prevista appunto la possibilità del giudice di risarcire l'impresa vittoriosa per equivalente monetario, chiaramente risarcimento del danno che va debitamente provato dal soggetto ricorrente. Detto questo, abbiamo detto quindi aggiudicazione definitiva, abbiamo detto invece che, e questa è una precisazione importante del codice, la proposta di aggiudicazione non costituisce invece atto lesivo, quindi non è autonomamente impugnabile, allo stesso modo non sono impugnabili autonomamente gli altri atti endoprocedimentali che sono privi di lesività e quindi, in primo luogo, la termina a contrarre, ma anche ad esempio poi i verbali di gara. È chiaro che un singolo verbale di gara non è immediatamente appunto e autonomamente impugnabile proprio perché è un atto endoprocedimentale che è privo di lesività. Quindi con il ricorso sul provvedimento di aggiudicazione chiudiamo questo excursus delle varie ipotesi di impugnativa, quindi bando, provvedimento, ammissione, esclusioni o comunque esclusioni successive nel corso della procedura e poi impugnativa della aggiudicazione. Ora, l'altro tema su cui mi volevo soffermare, perché questa è una novità importante introdotta dal decreto legislativo 50 del 2017, riguarda la legittimazione processuale dell'ANAC. Come sorge questa nuova effettivamente nuova disposizione, nuova potestà dell'ANAC, sorge a fronte delle modifiche che sono state introdotte dal codice correttivo. Partiamo dal codice dei contratti pubblici. Il codice dei contratti pubblici, quindi il 50 del 2016, non aveva previsto la possibilità dell'ANAC di avere una sua legittimazione e quindi agire in giudizio per far annullare un bando o comunque un atto di una gara, ma aveva dato all'ANAC uno strumento diverso che era costituito dalle cosiddette raccomandazioni vincolanti, e cioè l'ANAC poteva inviare alla stazione appaltante una raccomandazione con la quale si rilevava una illegittimità di un atto della stazione appaltante stessa, facciamo l'esempio di una illegittimità di un bando, e invitava la stazione appaltante a procedere in autotutela, quindi con l'annullamento di quel bando. In caso di mancata ottemperanza era prevista anche una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile che aveva adottato l'atto, ferma restando la possibilità di impugnativa al TAR da parte, appunto, avverso questa decisione dell'ANAC. Ecco, queste raccomandazioni vincolanti come nuovo strumento molto incisivo sono state eliminate dal decreto correttivo, ma con gli ultimi interventi adesso introdotti da questo decreto invece 50 del 2017, che è andato a inserire delle nuove disposizioni nel testo del codice dei contratti pubblici, all'ANAC viene dato invece un compito, una funzione, una possibilità di intervento diversa, perché in luogo delle raccomandazioni vincolanti invece viene previsto oggi, viene quindi diciamo, prevista in capo all'ANAC la possibilità di rivolgersi lei direttamente all'autorità giurisdizionale amministrativa, quindi al TAR e al Consiglio di Stato. La norma di riferimento è l'articolo 211 del codice, che riguarda proprio l'Autorità Nazionale Anticorruzione, e in particolare i commi 1 bis e 1 ter, che sono stati appunto introdotti dal decreto 50 del 2017, che ha appunto modificato invece il decreto 50 del 2016. Quali sono questi poteri di intervento in giudizio dell'ANAC?
Ecco, abbiamo previsto due distinte possibilità di intervento che trovate sintetizzate in questa slide. La prima, si dice che l'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, poi torniamo adesso su questa nozione, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora l'ANAC ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture. Quindi l'ANAC può agire in giudizio per impugnare i bandi, poi si fa riferimento ad altri atti generali. Qui, se vogliamo fare una casistica, ecco, possiamo pensare al regolamento sugli albofornitori, perché magari potrebbe essere discriminatorio, oppure al regolamento sulle procedure sotto soglia, no? Che come sapete è previsto espressamente oggi dall'articolo 36 del codice dei contratti pubblici, o anche provvedimenti in generale relativi a contratti di rilevante impatto. Ora, qui per contratti di rilevante impatto non c'è alcuna specificazione nella legge. Sembra un po' una formula volta a lasciare all'ANAC ampio spazio di decidere lei quando intervenire, quindi quando qualificare un contratto come contratto di rilevante impatto, che appunto, come è facile intuire, sembra un concetto che è anche sganciato dall'importo del contratto stesso, ma più collegato proprio all'impatto di questo contratto. In ogni caso, quindi, se l'ANAC ritiene che ci siano bandi, atti generali o altri provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto che siano stati adottati in violazione delle norme in materia di contratti pubblici e in particolare del codice dei contratti pubblici, ma si parla in generale delle norme, diciamo, che regolano la materia, allora può direttamente andare al TAR. Quindi come un qualsiasi soggetto. Quindi qui però è la stessa autorità che prende l'iniziativa. Solo una breve parentesi, non è questo l'unico caso, diciamo in precedenza c'è già stata una norma specifica che ha previsto, qualcuno di voi forse se lo ricorderà, una possibilità analoga in capo all'autorità garante per la concorrenza e il mercato, perché c'è una norma specifica che consente all'autorità garante concorrenza e mercato, a fronte appunto di bandi che presentano clausole, diciamo, che si pongono in contrasto col principio di concorrenza, e che è previsto in quel caso che l'autorità garante concorrenza e mercato possa direttamente lei adire il giudice amministrativo. Ora, con queste nuove norme, invece, in generale sui contratti pubblici abbiamo un rilevante intervento dell'ANAC. La prima ipotesi, quindi, abbiamo detto qual è e come funziona, quindi è una azione diretta dell'ANAC. La seconda ipotesi invece è un po' più articolata. Perché? Perché si dice che l'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni, quindi c'è anche il presupposto della grave violazione del codice appalti, delle norme del codice appalti, emette entro 60 giorni dalla notizia di questa violazione, quindi da quando viene a sapere che c'è stata questa violazione, un parere motivato, nel quale indica quelli, in maniera analitica, quelli che sono i vizi di legittimità che sono stati riscontrati. Questo parere, una volta predisposto, viene quindi trasmesso alla stazione appaltante che ha adottato l'atto asseritamente illegittimo. E se la stazione appaltante non si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, che deve essere comunque non superiore a 60 giorni dalla trasmissione del parere, l'ANAC può presentare ricorso entro i 30 giorni di fronte al TAR. Qui quindi è una procedura leggermente più articolata, che ci ricorda un po' quella che era la procedura, diciamo, delle raccomandazioni vincolanti, ma se ne differenzia in maniera rilevante, perché qui in sostanza gli step sono questi: l'ANAC ritiene che ci sia una grave violazione in una gara, entro 60 giorni da quando viene a conoscenza di questa violazione, invia un parere alla stazione appaltante, chiaramente
invitandola, così come era previsto per le raccomandazioni vincolanti, ad un atto di autotutela. Se la stazione appaltante non si conforma, a quel punto, nei successivi 30 giorni, è l'ANAC che va in giudizio, quindi contro la stazione appaltante. E questo chiaramente anche qui siamo di fronte ad una novità importantissima, perché abbiamo quindi un'altra ipotesi con una procedura, abbiamo detto, più articolata, ad esito della quale l'ANAC ha una speciale legittimazione processuale di adire il Tribunale Amministrativo Regionale. Quindi qui, in sostanza, il contenzioso vede contrapposti stazione appaltante e ANAC, e a decidere chi ha ragione sarà appunto il Tribunale Amministrativo Regionale. È inoltre previsto, questo è importante, che la stessa ANAC possa adottare un proprio regolamento volto ad individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri che abbiamo appena adesso evidenziato, e cioè è prevista la possibilità che l'ANAC possa adottare un regolamento in cui vada a circoscrivere, a delimitare le ipotesi in cui i poteri che oggi gli vengono assegnati dalla legge possono essere esercitati. Questo perché, ecco, per evitare magari che l'ANAC possa intervenire in qualsiasi tipologia di contratto, a prescindere dall'importo e a prescindere anche dalla rilevanza, diciamo, di questi contratti. Quindi, non so, potrebbe essere l'ipotesi in cui, ecco, l'ANAC in questo regolamento possa stabilire che nei contratti sotto soglia potrà intervenire solamente in presenza di violazioni gravissime. Ecco, era solo un esempio di quello che potrebbe essere il contorno di questo regolamento. Ecco, ci aspettiamo un regolamento in cui l'ANAC vada appunto a disciplinare, individuando appunto casi e tipologie di provvedimenti per i quali ritiene di dover utilizzare questo nuovo strumento. Però è un regolamento facoltativo, quindi non è detto che venga adottato. Allo stato attuale, quindi, i presupposti di intervento in giudizio diretto da parte dell'ANAC sono quelli che abbiamo appunto evidenziato. Ecco, per quanto riguarda la prima fattispecie, abbiamo detto bandi, altri atti generali o provvedimenti, ma su contratti di rilevante impatto. Quindi qui l'ANAC, quando attiverà il proprio potere, dovrà anche in qualche modo dare evidenza della sussistenza di questi presupposti e emessi da qualsiasi stazione appaltante, e questo è già un dato rilevante. Nell'altro caso, invece, abbiamo una procedura più articolata, dove c'è un coinvolgimento, quindi comunque una, tra virgolette, un contraddittorio con la stazione appaltante, perché non c'è un'azione diretta, quindi l'ANAC non va direttamente dal giudice, ma prima di andare dal giudice va dall'amministrazione dicendo, tramite un parere, che quell'amministrazione ha adottato degli atti illegittimi, e in caso di mancata, diciamo, adeguamento della situazione ai rilievi sollevati dall'ANAC, allora l'ANAC andrà, o meglio, può decidere di andare in giudizio e quindi andare a contestare quindi la scelta della stazione appaltante. Quindi viene meno lo strumento della raccomandazione vincolante con quella sanzione molto rilevante, che era appunto la sanzione pecuniaria, che poteva essere astrattamente appunto comminata a carico del dirigente responsabile. Ora la questione invece qui verrà decisa, in caso di mancata conformazione, diciamo, della stazione appaltante, verrà decisa direttamente in giudizio. Ora possiamo a questo punto lasciare, diciamo, questo spazio rimanente alla risposta Sì, diamo la alle possibilità domande. all'avvocato Leonetti di dare uno sguardo alle domande che sono arrivate da voi in chat. Io nel frattempo vi ricordo che il materiale didattico, le slide e la registrazione video saranno a vostra disposizione da domani sul nostro sito. Vi invieremo a breve il link riepilogativo. È attivo anche su YouTube, il canale dell'IFEL, dove è possibile rivedere in tranquillità i nostri video e allo stesso tempo scaricare anche i materiali. Se
Se è pronto con le domande, io le lascerei la parola. Bene. Sì, possiamo partire leggendo velocemente le domande e rispondendo. La prima domanda è questa: per il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni, si può intendere il verbale di gara? Sì, questo è un tema, diciamo, abbastanza discusso. Qui, diciamo, si parla di provvedimento vero e proprio. Quindi fondamentalmente nell'idea diciamo, della legge c'era l'adozione, diciamo, di un atto che in qualche modo va a recepire quello che è il contenuto del verbale di gara. Nella prassi però abbiamo visto che in realtà molto spesso quello che viene appunto pubblicato sul sito internet della stazione appaltante è esclusivamente il verbale di gara. Però tecnicamente la legge richiederebbe che la stazione appaltante fa proprio, diciamo, il verbale di gara in un atto meramente, diciamo, meramente riproduttivo di quelli che sono gli esiti del verbale di gara. Domanda 2: quindi deve essere comunicato il provvedimento di aggiudicazione non efficace? Allora, il provvedimento che deve essere comunicato è il provvedimento di aggiudicazione. Ai sensi del codice, il provvedimento di aggiudicazione può essere già efficace, nel senso che se io la verifica dei requisiti la faccio prima di disporre il provvedimento di aggiudicazione, quella sarà un'aggiudicazione già efficace, quindi comunicherò quella aggiudicazione. Il codice però consente anche una seconda alternativa, e cioè consente di verificare i requisiti dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Quindi, in sostanza, comunicare un'aggiudicazione che in realtà non è ancora efficace perché ancora subordinata alla verifica dei requisiti, perché non precisa che appunto nel caso di aggiudicazione non efficace questa non vada comunicata. Quindi da questo punto di vista fondamentalmente uno dovrebbe già comunicare quello che è il provvedimento di aggiudicazione, la quale diventerà efficace, questo lo dice il codice, ad esito della verifica dei requisiti. Ancorché questo sia previsto, io consiglio sempre alle stazioni appaltanti di fare la verifica in una fase antecedente, perché questo è vero che da un lato in qualche modo porta ad aggiudicare la gara in una fase diciamo successiva, perché bisogna comunque ci vuole un po' di tempo per fare queste verifiche, però quando si arriva all'aggiudicazione in qualche modo si è già concluso integralmente il procedimento. Quindi non c'è più, diciamo, alcun adempimento da fare. Però ecco, astrattamente il codice lascia aperte entrambe le strade. Sì, e la domanda 3 fa riferimento al fatto che poi non ci sarà più una pubblicazione da dover pagare quando ci sarà la piattaforma dell'ANAC, e questo è corretto. Insomma, sicuramente questa è una misura, diciamo, favorevole per le stazioni appaltanti, perché non ci sarà. Non è prevista, diciamo, un onere, diciamo, a carico delle stazioni appaltanti per la pubblicazione su quella che sarà la nuova piattaforma dei bandi ANAC. E domanda 4: la proposta di aggiudicazione va eseguita mediante determina oppure diversamente? Ad esempio, verbale di gara di seconda seduta pubblica. Valgono un po' gli stessi discorsi che abbiamo fatto prima sul provvedimento, anche se qui appunto la proposta può essere, non c'è una forma specifica con il quale va predisposta, anche perché appunto a differenza del provvedimento ammissione esclusione non è un vero e proprio provvedimento, cioè è un atto endoprocedimentale, quindi qui sicuramente c'è maggiore libertà nella modalità, diciamo, di predisposizione di questo atto. E domanda 5 evidenzia come non in tutte le gare è obbligatoria la comunicazione a mezzo PEC, soprattutto nel sottosoglia. È corretto, nel senso, infatti la mia affermazione era che a mezzo PEC ormai è la procedura ordinaria, ma non è l'unica procedura, non è una procedura obbligatoria sempre, quindi concordo senz'altro, ma si vedono ancora delle comunicazioni, insomma, via fax, ma era per dire che ormai con l'incentivazione, diciamo, del sistema elettronico, chiaramente la PEC è diventata, diciamo, la modalità principale, e questo il codice lo evidenzia. Poi domanda 6: se un concorrente non impugna il bando perché è sproporzionato, può farlo in seguito all'aggiudicazione oppure sono stabiliti tempi precisi e quali? Ecco, no, se siamo nelle ipotesi, abbiamo detto, in cui è necessario
fare l'impugnativa immediata del bando perché è sproporzionato nel senso che prevede requisiti sproporzionati, però devono essere anche escludenti perché se non escludono non ha senso impugnarlo. Però se prevede invece, se prevede appunto, abbiamo detto, degli impegni sproporzionati, degli adempimenti sproporzionati, torniamo al caso di imporre una cauzione che è superiore agli importi richiesti dalla legge, e poi non può farlo più, ecco, perché nel momento in cui io non impugno subito questo elemento di illegittimità e presento una cauzione pari, per esempio, al 3% invece che al 2%, a quel punto non potrò fare più nulla, quindi dopo non potrò più impugnare il bando sotto questo profilo. C'è una domanda poi che riguarda l'utilizzo del criterio del minor prezzo. Se può essere utilizzato per servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro. Ecco, questa è una novità rilevante del decreto correttivo perché ha precisato che negli affidamenti diretti sotto 40.000 euro, cioè, o meglio, sotto i 40.000 euro, quando è appunto previsto l'affidamento diretto, si può andare con il minor prezzo, ma questo è anche connaturale perché nel momento in cui c'è la possibilità di affidamento diretto non c'è neanche una competizione. Quindi è chiaro, che in questi casi questo era già desumibile in qualche modo da una lettura interpretativa corretta del vecchio codice, ma del codice prima del correttivo, ma adesso è chiaro, quindi sotto i 40.000 euro si può utilizzare il minor prezzo. Domanda 8. Se viene impugnata l'esclusione dell'ammissione, la commissione di gara deve fermare i lavori fino all'emissione del provvedimento da parte del TAR? No, a meno che non ci sia una sospensione da parte del TAR del provvedimento di esclusione dell'ammissione, non c'è l'obbligo di fermarsi. Poi qui, caso per caso, l'amministrazione può valutare. Se ritiene che questo sia compatibile anche con i tempi della gara, diciamo, del contratto di scadenza, può valutare di attendere l'esito del TAR, però formalmente non c'è obbligo di bloccarsi, quindi si può comunque andare avanti in attesa che comunque arrivi, anche se poi arriverà in tempi abbastanza rapidi, il provvedimento del TAR. Domanda 9. Si dice quindi basta una comunicazione pubblicata sul sito della trasparenza in cui si comunica che gli atti sono messi a disposizione dei concorrenti e non la nota di trasmissione degli stessi a chi li richiede in vista di un possibile ricorso? Allora, qui si parla appunto della pubblicazione del provvedimento ammessi e esclusi. Quindi abbiamo detto va pubblicato il provvedimento ammessi e esclusi e va anche comunicato ai concorrenti. Ai concorrenti bisogna anche dirgli dove possono prendere gli atti. E quindi questo, se lo inseriamo nella comunicazione, è più corretto. Se lo mettiamo sia nella comunicazione sia nell'atto che pubblichiamo sul sito internet, meglio ancora. Però è la messa a disposizione rivolta al singolo concorrente che quindi la disponibilità degli atti quindi andrebbe più correttamente indicata proprio nella comunicazione individuale. Però se la inseriamo anche nella comunicazione sul sito è un adempimento in più. Ecco, domanda che sempre la 10 si ricollega sempre a questo tema. Devono essere messe a disposizione tutte le buste aree da qualunque concorrente? Sì, perché in capo ad un concorrente viene oggi, appunto, abbiamo detto, imposto l'obbligo di impugnare se ritiene l'ammissione di tutti gli altri concorrenti alla gara. Quindi c'è diritto pieno di accesso a tutte le buste A degli altri concorrenti. Poi, domanda 11, che è un po' più lunga. L'atto con cui è disposta l'esclusione e l'ammissione dei concorrenti alla successiva fase della valutazione di merito dell'offerta tecnica è un provvedimento dirigenziale o è un verbale del RUP, ovvero della commissione di gara? Tale ultimo caso è il verbale del RUP o commissione di gara ha carattere di provvedimento amministrativo per l'impugnazione giurisdizionale? E questo abbiamo un po' risposto alla domanda già, diciamo, iniziale. È un tema questo abbastanza aperto, però qui si parla di provvedimento. Quindi si parla di provvedimento e quindi dovrebbe essere appunto un atto dell'organo competente della singola stazione appaltante ad adottare appunto il provvedimento diciamo, sugli esclusi e sugli ammessi. Domanda 12.
ma nel caso in cui all'apertura delle buste sia presente un rappresentante impresa, il termine scatta dal momento effettivo dell'esclusione o bisogna aspettare il provvedimento di esclusione? Allora, qui c'è una giurisprudenza che c'era anche nelle slide, l'ho trovato indicato, che normalmente nei provvedimenti di esclusione afferma che se il soggetto è presente in situ pubblica, deve appunto, e in situ pubblica gli viene già detto per quale motivo viene escluso, deve impugnare appunto a partire da quella data, però la propria esclusione. Qui però è un caso diverso, perché noi abbiamo detto che adesso c'è una norma che ci dice che il termine di 30 giorni decorre da quando sono messi a disposizione gli atti. Quindi questo significa che fin quando non ci sono gli atti messi a disposizione e quindi loro possono effettivamente andare a ritirare questi atti, non scatta il termine per la proposizione, quindi non decorre il termine dei 30 giorni, in base quindi proprio alla valutazione, alla nuova, diciamo, modifica introdotta dal codice, del codice. Per le offerte tecniche ed economiche valgono invece le norme di accesso dell'articolo 53, è corretto. Sì, in pratica oggi con questa nuova disposizione la parte, diciamo, della busta A è accessibile per legge e quindi non assoggettata alle regole dell'accesso. Su questo c'è proprio una sentenza recentissima che tratta proprio questo tema e quindi vi confermo che quindi la busta A va messa a disposizione subito. Mentre le regole d'accesso si applicheranno alle offerte tecniche e alle offerte economiche, quindi articolo 53. Domanda 14. Quindi bisogna rendere disponibile solo il DGUE o tutto il contenuto della busta A? Tutto il contenuto della busta A. Una domanda: perché se i regolamenti su albo fornitori sulle procedure sottoriali sono inesistenti, cosa fa ANAC? Se i regolamenti non ci sono proprio, non ho capito bene la domanda, cioè in sostanza, cioè, se non c'è l'adozione dell'albo fornitori, cosa fa ANAC rispetto alle stazioni uniche? Non lo so. Sì, ci potete ovviamente dare indicazioni in chat, se, ovviamente le domande fatte durante l'esposizione hanno bisogno certe volte di chiarimenti. Se posso, mi sembra che qui si faccia riferimento all'adozione, diciamo, dei regolamenti sul sottosoglio previsti dall'articolo 36. Cosa fai in assenza degli atti generali regolamentari? Allora, lì le procedure sottosoglia, diciamo, seguono le regole dell'articolo 36. A differenza di quanto era previsto per le procedure di economia, dove c'era l'obbligo di fare un regolamento in cui andare a indicare quali prestazioni e entro quali importi io volevo andare in economia, adesso non c'è più questo obbligo. Diciamo che è più una previsione volta alle stazioni appaltanti a regolare, diciamo, la materia in conformità con le indicazioni che ha dato l'ANAC nelle linee guida. Però, premesso che su queste linee guida adesso, come sapete, verranno rimodificate, nel momento in cui non c'è ancora il regolamento, ma comunque si fa una procedura sotto soglia in linea con l'articolo 36, e quella è una procedura perfettamente legittima, insomma. Se è una risposta, diciamo, sufficiente. L'ANAC interviene in seguito alla segnalazione dell'operatore economico, anche l'ANAC interviene a prescindere da come la notizia gli perviene, quindi gli perviene una notizia di un bando discriminatorio con una segnalazione oppure con un articolo di giornale. Ecco, all'ANAC da questo punto di vista non c'è una regola, quindi può prendere, diciamo, l'iniziativa a partire da qualsiasi modalità di conoscenza astrattamente, diciamo, ipotizzabile. Allora, ecco, il termine di 35 giorni che deve decorrere per domanda 18, che per poter sottoscrivere il contratto, decorre da un'aggiudicazione che oltre che definitiva deve essere anche efficace, implicando la verifica dei requisiti. In realtà dal testo del codice no, perché il testo del codice, come vi dicevo già prima, per come è scritto, prevede la possibilità che l'aggiudicazione che va comunicata diventi efficace a seguito della verifica dei requisiti.
Questo comprendo bene, ma già nel vecchio codice l'abbiamo in tante occasioni, diciamo, poi verificato poi nella prassi, può essere un problema perché appunto ci potrebbe essere l'ipotesi in cui astrattamente sono passati 35 giorni ma la verifica non si è ancora conclusa. Però a stretto rigore la comunicazione è del provvedimento di aggiudicazione, anche non efficace, così si diciamo. Evince dal codice. Ecco però, come io già dicevo prima, sarebbe opportuno che la verifica venga fatta prima per evitare che poi devo fare cioè che aggiudico quando non ho ancora verificato i requisiti, e quindi poi, se poi i requisiti non ci sono, l'aggiudicazione, appunto, come è scritto nel codice, non diventa efficace. Allora. Sorvolerei da domande che esulano proprio completamente dal tema di oggi. Domanda 20. Io faccio aggiudicazione ex definitiva, condizionando l'efficacia alla verifica dei requisiti, per cui faccio le comunicazioni obbligatorie. Poi, a seguito dei controlli, faccio la comunicazione che l'aggiudicazione è efficace. 35 giorni. Ecco, abbiamo già risposto. Tecnicamente, leggendo il codice, va comunicata l'aggiudicazione anche se non ancora efficace. Poi, domanda 21. Nelle more dell'emissione del parere motivato ANAC, la stazione appaltante dovrebbe sospendere la procedura di gara o il provvedimento emesso? Sì, qui è rimesso un po' alla stazione appaltante. Nel momento in cui facciamo l'ipotesi che c'è un bando e vi arriva a voi stazione appaltante un parere dell'ANAC che vi dice il bando è legittimo e vi invitano all'autotutela e quantomeno appunto sospendere le operazioni di gara. In attesa, diciamo, di decidere cosa fare, quindi se comunque proseguire perché si ritiene che non ci sia violazione, è una misura cautelativa idonea. Però ecco, qui va visto anche caso per caso, non c'è un obbligo di legge, se questa era la domanda. E la domanda 22 riprende un po' il tema dell'aggiudicazione definita efficace, insomma, ma siamo consapevoli, insomma, che è proprio per questo dicevo. Sarebbe meglio fare la verifica prima di comunicare appunto l'aggiudicazione. Domanda 22. La ditta arrivata seconda che chiede di avere tutta la documentazione presentata dalla ditta vincente in fase di proposta di aggiudicazione può o deve aspettare l'aggiudicazione definitiva? Deve aspettare quella che è l'aggiudicazione, oggi si chiama così, che sarebbe la definitiva, perché c'è il differimento previsto dall'articolo 53. Quindi l'unica eccezione è la busta A, che si poteva avere, come ho detto già prima, nella fase di ammissione o esclusione. Qual è la norma che consente il regolamento per il sottosoglia? Beh, l'articolo 36, linee guida ANAC. Linee guida ANAC che però sono in fase di revisione dopo le modifiche introdotte dal correttivo. Quindi ci aspettiamo a breve nuove linee guida ANAC e dopo avere dopo che ci saranno queste nuove linee guida, allora la regolamentazione, diciamo, interna andrà diciamo, predisposta in linea con quelle che sono le indicazioni appunto dell'ANAC. Domanda 24. Apertura busta economica per errore nonostante la ditta non ha raggiunto il punteggio minimo per l'ammissione all'apertura della busta economica. La commissione procede all'esclusione. La ditta esclusa potrebbe impugnare il provvedimento di aggiudicazione per un vizio di forma della procedura? No, perché se in realtà comunque c'è un vizio della parte tecnica, il fatto che sia stata aperta l'offerta economica è rilevante. Anzi, questo spesso accade nella pratica, che magari la commissione ammette il soggetto, apre anche la busta economica, poi a seguito di una diffida, di un'istanza del concorrente, magari l'amministrazione può anche, appunto, invece in autotutela ritenere che l'offerta tecnica non era conforme, quindi assolutamente non c'è alcun vizio per il sol fatto che è stata aperta l'offerta economica. Domanda 25. Si atteggia come una sospensione del termine, quindi su domanda 12. No, non c'è. No, il termine abbiamo detto decorre da quando vengono messi a disposizione gli atti, quindi non c'è alcuna. Diciamo, qui la norma ormai è chiara, ecco. 26. Accesso documenti busta. Deve essere data comunicazione anche ai controinteressati? Se il documento di gara 1 contiene dati sensibili, sentenze di allora, qui si dice in sostanza la busta deve essere, diciamo, oggetto di
appunto indicazione di accesso agli atti, si dice c'è l'obbligo di comunicare interessati, ai soggetti interessati. In realtà la documentazione amministrativa non dovrebbe contenere segreti tecnici o commerciali, perché ricordatevi che le parti che possono essere oscurate sono solo segreti tecnici o commerciali. Quindi, tornando all'ipotesi specifica, la sentenza di condanna non è assolutamente un'ipotesi di questo tipo, quindi assolutamente non c'è nessuna questione di, diciamo, di segreto tecnico industriale, perché non è materia di documento di gara unico europeo. Benissimo, allora siamo arrivati alla conclusione di questo webinar. Perfetti, abbiamo risposto a tutte le 13:30, domande a proprio. tempo di record. Grazie a lei, Avvocato Grazie a Leonetti, tutti. grazie a tutti gli utenti per essere stati con noi e per aver partecipato attivamente anche con i vostri quesiti. Speriamo che ci possiamo vedere anche nei successivi webinar. Io ringrazio ancora tutti gli utenti Volentieri. per essere stati con noi e auguro a tutti un buon proseguimento. Arrivederci e grazie.